Questo programma è presentato da... Buonasera telespettatori di Telemia, benvenuti al programma 60 News. L'argomento di stasera è scuola, prima campanella avvelenata in Calabria. Ne parliamo con illustri ospiti, il professor Luca Scrivano della Segreteria Regionale Calabria, responsabile Città Metropolitana di Reggio Calabria, Federazione Guille Scuola Rua. Benvenuto professore, grazie per aver accettato l'invito. Buon pomeriggio. E poi il professore Lucio Ficara, molto noto agli studi televisivi di Telemia, che è stato più volte partecipe in varie trasmissioni. Io lo ringrazio, è un professore di matematica del liceo scientifico di Reggio Calabria e anche referente della tecnica della scuola, un grande esperto della scuola, infatti lo seguiamo anche sui social, dove puntualmente ci spiega e ci aggiorna sulle vicende scolastiche, sia quelli regionali che nazionali. Io per questo vi ringrazio per aver accettato l'invito alla trasmissione 60 News e specialmente nella mittente televisiva di Telemia. La scuola, prima campanella avvelenata in Calabria, ho voluto a tutti i costi che si parlasse con voi, illustre ospite, con voi esperti della scuola, perché questa prima campanella avvelenata in Calabria. Infatti la Regione Calabria circa un mese fa ha approvato la linea guida del dimensionamento scolastico. Altre problematiche che colpiscono non solo la scuola, ma vorrei che ci parlasse stasera il segretario provinciale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e il componente anche della segreteria regionale, e insieme al professor Lucio Ficara, anche lui della Guille Scuola Rua, ma esperto in tecnica della scuola. Chi meglio di voi può veramente aprirci gli occhi su come stanno le cose in Calabria. Prego professore, professore Luca. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio anche io per averci dato l'opportunità di spiegarci in questa trasmissione. Leggevo prima e commentavo insieme a Lucio e a Rocco il titolo, prima campanella avvelenata in Calabria. A me è piaciuto molto questo termine, avvelenata, perché descrive quello che sarà effettivamente lo scenario futuro. Ovviamente quello del dimensionamento che si diceva poc'anzi in merito alle linee guida sarà attuato nel 2024-25, ma la scuola si prepara un anno prima a tutti gli avvenimenti che succederanno. Ma il primo settembre, già per l'avvio dell'anno scolastico, abbiamo delle difficoltà immense, si vedono tutti gli ATP che insomma stanno ripetendo le varie operazioni di assegnazione provvisoria, la pubblicazione delle GPS, il che già si preannuncia un inizio dell'anno scolastico non in ordine per come si era prefissato. Per entrare nel merito della situazione dimensionamento, sarà un dimensionamento avvelenato, perché dovranno essere accorpati diversi istituti. Cito per fare un esempio, ma in proporzione in tutte le altre città della Calabria, Reggio Calabria, dovranno essere dimensionate 17 istituti. Dimensionati cosa vuol dire? Che 17 istituti spariranno e saranno accorpati ad altre scuole. Voi immaginate cosa succederà dal punto di vista dell'organico, di tutta la comunità scolastica, dal dirigente, il collaboratore, il docente, l'assistente amministrativo, che si troverà a doversi trasferire. E siccome questo dimensionamento prevede che può essere attuato anche a molti chilometri di distanza, anche a 50 chilometri, immaginate, qualcuno di loro dovrà andare molto lontano da casa. Ma questo cosa vuol dire? Che tutte quante le scuole, le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, importanti, che hanno dato dei grossi contributi, non ci saranno più.
E la gestione di queste scuole, io lo sto dicendo in maniera generale per poi entrare nel particolare, sarà esclusivamente molto complessa perché non avranno più un riferimento facile, perché questo grosso dimensionamento non permetterà la gestione della scuola in maniera, secondo noi, secondo il nostro avviso, in maniera ordinata per come deve essere. Insomma, nella scuola si fanno sempre risparmi, il contrario di quanto si sente sui giornali, nessuno vuole accusare nessuna compagine, come dire, politica attuale, ma prendiamo atto solo di quella che è la realtà presente, e sul fatto che si grida tantissimo alla spesa, in realtà noi vediamo soltanto un grossissimo risparmio, quando potevamo avere l'occasione di avere un organico valido, delle scuole come sono state già organizzate valide, senza nessuna spesa aggiuntiva, anzi poteva essere utilizzata in altro modo. Non lo so, ecco. Professore, il professor Ficara, ecco, sul punto di vista suo, visto che anche ultimamente ha scritto anche un articolo sulla tecnica della scuola, sul dimensionamento scolastico, ma in generale, che sta colpendo tutta l'Italia. E specialmente al sud, purtroppo, si sente ancora di più questo dimensionamento, queste perdite, di istituti scolastici, questi accorpamenti che ci saranno in futuro e andrà in vigore dal 2024-2025. Quindi, ecco, tanti istituti scolastici verranno accorpati e ancora, una geografia completa. Una mappa completa ancora non è ben definita. Secondo lei, professore, ci sarà sicuramente una grande confusione, sicuramente degli istituti che sono slogati in vari territori della provincia di Reggio Calabria o in Calabria avranno, ecco, una difficoltà di essere accorpati e per avere un unico dirigente scolastico, un DSGA, le segreterie, eccetera. A lei la parola, professore. Allora, sul dimensionamento bisogna fare un'operazione di verità, perché è importante che l'opinione pubblica conosca qual è questo processo che è innescato e che porterà nel 2024-25 a un fortissimo dimensionamento scolastico in Calabria. Si parla di 79 dirigenti scolastici in meno e 79 direttori amministrativi dei servizi della scuola in meno, cioè i così chiamati DSGA. Questo però nasce da una legge di bilancio, quella del 2023, diciamo la prima legge di bilancio del governo Meloni, che detta delle regole uguali per tutta Italia. Dunque, non facendo distinzione fra i territori e non facendo diciamo, riferimento alle difficoltà diciamo, economico-sociali dei territori. Certamente la Lombardia non è alla stessa stregua della Calabria, tanto per diciamo, fare il punto. Il discorso è che una secondo proprio il concetto anche di autonomia scolastica, un'autonomia scolastica, secondo le nuove regole della legge di bilancio, può sopravvivere con almeno 900 o 1000 studenti. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che soprattutto in certe realtà meridionali, dove il dimensionamento non è stato fatto nei lustri precedenti. In Calabria il dimensionamento manca dal 2011, dunque sono 12 anni di vacanza di un dimensionamento, perché quando il dimensionamento è stato proposto per vie politiche trasversali, dunque non è una questione politica che possa riguardare una compagine piuttosto che un'altra, però in Calabria si è spesso deciso di non decidere, cioè di non attuare nessun tipo di dimensionamento. Questo ha comportato che ad oggi in Calabria sopravvivono scuole
molto piccole per numero di iscrizioni. Si parla di addirittura scuole con 300 alunni che hanno un'autonomia, ma proprio la ratio dell'autonomia scolastica e l'idea di avere una contabilità all'interno della singola autonomia che possa sopravvivere con un certo numero di iscritti ha fatto sì che la Calabria fosse una delle regioni più penalizzate rispetto alla legge di bilancio 2023, che non ha tenuto conto, ripetiamo, della questione territoriale, cosa che invece è successa negli incontri, nei tavoli tecnici tra sindacati rappresentativi e la Regione Calabria, che ha, diciamo, determinato i criteri per operare questo dimensionamento voluto dalla legge di bilancio. Dunque, sulle 79 diciamo, istituzioni scolastiche che venissero meno, diciamo, non si è potuto fare niente, ma si è potuto interagire con la Regione Calabria dal punto di vista appunto sindacale, e la UIL Scuola ha apprezzato il metodo e il merito di questi incontri che sono arrivati ad addolcire la pillola, cioè a consentire la permanenza di istituzioni scolastiche autonome anche sui 600 alunni, laddove questo viene giustificato per le difficoltà di alcuni territori specifici della Calabria. Faccio l'idea di territori come San Luca, come Platine, la Locride, dove, diciamo, l'osservatorio diciamo sociologico ci dice precisamente che ci sono delle difficoltà proprio di natura socio-economica, di dispersione scolastica. Questo ha determinato che si potesse derogare da quella cifra di 900.000 alunni in alcuni territori, a compensazione del fatto che in territori cittadini come Reggio Calabria, per esempio, esiste la scuola dove io insegno, il liceo scientifico Da Vinci Reggio Calabria, che ha 2.000 iscritti, dunque addirittura sovradimensionata. Questo ha consentito di salvaguardare, e questo, diciamo, il sindacato lo ha accolto come certamente un passo importante per addolcire una situazione veramente pesante. Per cui, rimettendo in fila le questioni, diciamo che questo nasce da una legge dello Stato a cui, diciamo, la legge di bilancio non si è potuto fare a meno di affrontare il problema. Il problema è stato affrontato, diciamo, con parere, diciamo, abbastanza maggioritario nei sindacati, nel miglior modo possibile, rispetto a una legge di bilancio che sicuramente fa cassa sulla scuola. Questo, che la prima campanella è avvelenata non solo in Calabria, ma io direi in tutto il territorio nazionale, ma maggiormente in Calabria per le difficoltà che la Calabria ha dal punto di vista socio-economico, è un dato di fatto, ma non solo per il dimensionamento, che forse è la punta dell'iceberg, ma io penso a quell'avvelenamento che può produrre un qualcosa di molto più grave rispetto al dimensionamento scolastico, che è l'autonomia differenziata sulla scuola, sulla sanità da una parte, ma sulla scuola dall'altra, dove si dà diciamo un colpo, direi, mortale alla Calabria, perché realmente, diciamo, la scuola campa di fondi nazionali. Se questi fondi nazionali venissero meno, l'offerta formativa da dare ai nostri giovani in Calabria sarebbe veramente messa a repentaglio, e questo è il punto che come UIL Scuola noi combattiamo profondamente, e anzi ci auguriamo che non passi una cosa del genere, anche perché per farla passare sinceramente servirebbero una cifra come 80 miliardi di euro in legge di bilancio. Questa, per fortuna nostra, non questa entità
di denaro non è nelle disponibilità della prossima legge di bilancio, dunque è auspicabile che la situazione in Calabria continui a essere, diciamo, quantomeno quella che accomuna tutte le scuole nazionali, perché noi siamo per un'istruzione nazionale, siamo per un'istruzione che non faccia differenziazioni né negli stipendi né nelle leggi cardine sulla scuola né tantomeno sui programmi, su tutto ciò che regola il sistema scolastico, che noi lo possiamo concepire solo come un sistema nazionale, così come è concepibile anche il fatto che non si possa pensare a una scuola diversa a Reggio Calabria rispetto a una scuola di Milano. Ecco, noi pensiamo che siamo in prima fila per proteggere proprio l'idea della scuola concepita come scuola nazionale. Allora, i dati che diceva il professore Ficara, infatti, sono 79 istituti regionali a rischio nel 2024, innanzi ai piccoli centri. Infatti, la linea guida della regione risultano 29 autonomie da sopprimere in provincia di Cosenza, 17 in provincia di Reggio Calabria, 14 a Catanzaro, 11 a Vibo, 8 a Crotone. Un disastro soprattutto perché soffriamo piccoli centri già feriti da spopolamento e dispersione. Professor Luca, a lei la parola. Sì. Allora, è proprio chiaro quello che ha detto, però io vorrei dare ulteriormente dei numeri, come dire, importanti sul dimensionamento a livello nazionale, per fare capire quella che è stata l'intenzione politica. È quella che è l'appello della UIL, della Federazione UIL Scuola Rua, in merito alla logica del neoliberismo che ha preso piede proprio dagli anni 2000 e che quindi ogni governo che si è succeduto ha, come dire, operato in tal senso, cioè per fare economia sulle istruzioni. Noi avevamo nel 2000 11.592 scuole, nel 2012 sono diventate 9.139, questi sono dati verificabili, nel 2021 erano 8.160, la previsione per il 2024, quando saranno dimensionamenti con i numeri che ha indicato prima Rocco per la Calabria, le porteranno a 6.885. Praticamente in 30 anni il 40% delle scuole in meno, quindi meno dirigenti, meno DSGA, meno segreterie, con tutte le difficoltà del caso. Questi sono numeri tangibili. Come diceva benissimo prima Lucio, l'appello è della scuola nazionale, ma ancora di più della scuola statale, perché per proseguire sui dettami costituzionali, quella dell'autonomia differenziata è un altro super rischio, passatemi questo termine, che è in realtà con l'occasione, tra virgolette, di poter gestire la scuola ognuno nei propri territori, in realtà lo indebolisce facendo diventare l'Italia tanti statarelli, e con lo Stato, diciamo, la regione di serie A e la regione di serie B. Parte in questo movimento da molto lontano, per cui è ora quindi di renderci conto davvero della necessità che la politica si spenda sull'istruzione e la finisca di fare, voglio dire, questo scempio di tagli che alla fine non rendono, come dire, nemmeno politicamente un risultato, perché, come si è ben detto, quei piccoli territori, quei piccoli paesi dove la scuola era un'istituzione, adesso non c'è più. È inutile dire ricoprire, la regione Calabria, vista e considerata la scelta, la decisione politica, se è adeguata in maniera veramente prestigiosa, cercando di adattare il male minore, ma non serve soltanto a San Luca e a Platì l'istituzione scolastica, serve in tutti quei piccoli paesini, e la Calabria ne è piena, perché noi non abbiamo paesi che superano i 3.000 abitanti in tutta, anche la città metropolitana ne ha bisogno, per cui quei numeri di 1.900 diventano difficoltosi da gestire, e voi potete pensare, tutte quelle scuole con 200-300 alunni verranno accorpati, vuol dire che un dirigente o un DSGA
dovrà gestire una scuola che ricopre quasi tutto il territorio della metà della Locride, per dire, o la metà della piana di Gioia Tauro, per non considerare quello che succede anche nella città di Reggio Calabria. Per cui la scuola statale, la scuola nazionale, la scuola laica che noi dettiamo ne avrà sicuramente un danno enorme. Questo riferito alla scelta del dimensionamento, che non è appunto quella del governo attuale, ma che parte dal 2000 con una riduzione notevole. Non si può giustificare assolutamente, noi della Federazione Will Scuola Rua lo diciamo sempre e lo possiamo constatare con i fatti, non possiamo giustificarla col fatto della riduzione della natalità. Perché se da una parte diciamo che le scuole, che le classi, scusatemi, sono numerose, che non si possono reggere 30 per 30 alunni o 20 o 32, 35 in alcuni casi anche con ragazzi diventamente abili all'interno, e poi dall'altra parte di dimensionare, ma avevamo l'occasione di avere classi meno ridotte con lo stesso organico, quindi investire sulla scuola, quindi crederci sulla scuola e credere sul risultato della scuola. Questo ovviamente sarà anche un danno sociale, sarà un danno culturale, che ovviamente non si vedranno i risultati subito e all'istante, si vedranno nel tempo, come si sono visti dal 2000 ad oggi quelli che sono i risultati. Come combatteremo quindi tutte le necessità del territorio, di tutti i territori, salvo quelli davvero che ne hanno una necessità? Sì, ma quello, ripeto, è sempre una scelta oculata da parte della Regione Calabria, che lo ha fatto per necessità, vista e considerata la legge di bilancio. Come faranno questi paesi senza la presenza dell'istituzione? Perché parliamoci chiaro, anche accorpando gli istituti, come è successo in molti comuni che posso citare, accorpando e dimensionando, anche i plessi saranno accorpati e molti ragazzi, parliamoci chiaro, a lungo andare non potranno frequentare per varie scuse, perché potrà succedere anche questo, e non sono uno che voglio creare l'allarmismo, ma sono dati di fatto, ripeto, che si possono constatare. Quindi magari un alunno dovrà frequentare, perché di pochi chilometri, 7 chilometri, 8 chilometri di distanza tra un paese e l'altro, dovrà andare a frequentare nell'altro plesso, perché magari il plesso del loro paese, a parte che è stato dimensionato, non avrà più la struttura rispetto anche alla sicurezza per poter frequentare. Quindi è un discorso che parte da lontano, molto preoccupante, bisogna prenderne atto, bisogna rimediare in qualche modo. Speriamo che il nostro appello possa essere preso in considerazione dalla politica per fermarsi almeno rispetto a questo scempio. Professore Ficarra, come dice il professore Scrivano, ecco, c'è questo grosso problema, perché non è solo l'accorpamento, ma scomparirebbero alcuni istituti fisici, cioè come struttura, perché se non ci sono, se l'alunno che è in un paese, per esempio a San Luca, dovesse frequentare una scuola, dovrebbe fare tanti chilometri per raggiungere quel plesso dove gli canterebbe quel corso di perfezionamento, quel corso di studi che ha scelto per approfondire la sua conoscenza. Allora qua è un problema, ecco, non solo di ridimensionamento, cioè di accorpamento di istituti, ma anche di cancellazione di istituti. Quindi e questo è un problema da affrontare seriamente, perché uno parla di dimensionamento, hanno pensato in questo mese, quando è uscito la legge di bilancio della Regione Calabria, hanno pensato, dice sì, va bene, c'è l'accorpamento degli istituti comprensivi, degli istituti liceali e così via. Non è così, come diceva anche il nostro segretario della città metropolitana di Reggio e Provincia, un problema c'è, perché scomparirebbero gli istituti fisici. Attenzione, ecco, quelle che non hanno capito i nostri insegnanti, i nostri governanti. Prego, professore Ficarra. Allora, per il momento non ci sarà una scomparsa degli istituti fisici, cioè verrà accorpata una scuola a un'altra scuola. Dunque, per il momento il servizio fisico rimane anche nelle zone più periferiche. Quello che scompare senza ombra di dubbio è il dirigente scolastico, perché laddove ci sono due scuole sottodimensionate, se ne fa una sola, rimane un solo preside e rimane un solo DSGA.
per cui per il momento questo non toccherà, se no sarebbe stato molto più grave il problema, non toccherà gli organici dal punto di vista dei docenti e non toccherà gli organici generali degli amministrativi e dei collaboratori scolastici. Certo, potrebbe succedere che non investire e dunque non dare un preside in più, non dare un DSGA in più a diciamo un sistema scolastico territoriale piuttosto che nazionale possa produrre degli effetti negativi in futuro e dunque fare accrescere quei drammi che si chiamano dispersione scolastica, far accrescere anche drammi di calo demografico che stiamo vivendo, e questo comporterà negli anni un ridimensionamento. Io concordo pienamente con il punto di vista di Luca Scrivano, che dice che essendoci già un dramma molto ampio di spopolamento del sud, di calo demografico, si sarebbe potuta cogliere l'occasione per fare una scuola di migliore qualità, cioè con la stessa spesa fare classi meno numerose e fare anche istituti più piccoli. Invece l'idea neoliberista di ragionare prettamente in maniera economica con la calcolatrice in tasca determina quello che è il dimensionamento scolastico puro e crudo, cioè una mannaia che va a colpire per adesso dirigenze e direttori amministrativi. Questo fa il paio anche con un rinnovo contrattuale che sembrerebbe appoggiare questa idea di riorganizzazione anche per quello che riguarda il personale ATA, e che è stato uno dei motivi che ha visto la UIL scuola differenziarsi dagli altri sindacati e non firmare il rinnovo del contratto, almeno l'ipotesi del rinnovo del contratto, proprio per anche questo motivo, oltre a motivi come il vincolo sulla mobilità, che fa sì che ancora una volta danneggia soprattutto i docenti del sud, perché tutti quei docenti che sono titolari al nord e vorrebbero tornare al sud sono, diciamo così, per contratto un po' bloccati a restare nelle località del nord e dunque il avere un ritardo almeno di 3 anni per rientrare al sud. E situazioni anche che toccano la trasparenza nella contrattazione integrativa d'istituto, che invece è un punto dove la UIL è molto, diciamo, forte nel pretendere il massimo della trasparenza nelle azioni di contrattazione. Questo diciamo è tutto ciò che sta orbitando intorno al dimensionamento scolastico. Non è che si deve parlare solo e unicamente di dimensionamento scolastico, io lo considero la punta di un iceberg e considero questo anno, questo avvio di anno scolastico, come un anno di frontiera fra una scuola che abbiamo conosciuto e un avvenire di scuola che probabilmente sarà realmente avvelenata, ma non solo in Calabria, principalmente nei territori del sud. Ma non credo che una scuola avvelenata in Calabria possa corrispondere a una scuola felice nel nord Italia. Io credo che c'è un problema di sistema scolastico pubblico, cioè anche l'idea di aver concesso i fondi PON e POR parimenti alla scuola paritaria come alla scuola pubblica è un qualcosa che già mi lascia perplesso, cioè in sostanza la scuola paritaria trattata come la scuola pubblica, fatta eccezione per il reclutamento, perché nella scuola paritaria, nella scuola
diciamo, o legalmente riconosciuta comunque paritaria rispetto alla scuola pubblica, non si viene assunti con le stesse regole, con gli stessi processi della scuola pubblica. Insomma, sul sistema scuola, e voglio sottolineare che c'è una responsabilità trasversale della politica, perché come ha fatto ben l'idea Luca Scrivano nel dire che qualche decennio fa avevamo 11.000 dirigenze scolastiche che via via sono arrivate, arriveranno a poco più di 6.600 dirigenti scolastici. Questo vuol dire che l'idea di non investire su istruzione, su scuola e su scuola, diciamo, e sulla scuola non vista per numero di iscritti, ma la scuola che si identifica per le peculiarità anche della zona in cui si trova. È chiaro che una scuola di città non ha le stesse, non ci sono le stesse opportunità che esistono in una scuola di periferia. È chiaro che sulle scuole di periferia bisogna investire più rispetto alle scuole del centro. Mi sembra ovvio che in una regione dove, diciamo, il reddito pro capite è molto basso, bisognerebbe investire molto più in istruzione rispetto a scuole collocate in territori dove il reddito pro capite è molto alto. Invece qua si sta facendo proprio, si sta andando a fare il contrario. Questo è un grande rischio. Dunque, campanella avvelenata, ma non tanto per l'anno scolastico 23-24, ma perché può essere un anno spartiacque tra una scuola più costituzionale e una scuola più neoliberista. Dunque stiamo andando sempre verso incontro a problematiche notevoli che ci coinvolgono nostro malgrado. Ma come Will Scuola siamo fortemente, diciamo, presenti a confrontarci, ovviamente, ma anche a fare proposte che siano accettabili e anche proteste che siano, diciamo, ascoltate. Dunque è un appello che si fa al mondo della politica di investire in istruzione molto di più e soprattutto di investire in maniera anche proporzionale agli obiettivi che ci si pone. Dunque una scuola come quella calabrese dovrebbe avere finanziamenti molto più alti, e invece si sta parlando addirittura di cambi salariali, cioè quasi di anche di stipendi differenziati fra nord e sud. Addirittura questo. Infatti, prima che finisca il nostro tempo a disposizione, vorrei affrontare due problematiche. Quella del PNRR, dell'edilizia scolastica, e non vediamo la luce. Due, si sta parlando del docente esperto addirittura 5.000 euro al mese. È vero o non è vero? Sono barzellette estive oppure esiste veramente che vorrebbero, ecco, il governo mettere su questa figura? Prego al professor Scrivano. Allora, subito, come dire, davanti a queste cifre, 5.000 euro, francamente, fossero così reali, chi non le vorrebbe fare? L'Europa ci ha chiesto di creare questa figura rispetto all'orientamento, ma in realtà è tutto, diciamo, non voglio essere pesante o sembrare il sindacalista che ci va giù pesante, diciamo così, ma in realtà nella scuola, come sapete, poi in tutti i conti possibili, dirò in maniera veramente semplice, esiste quello che si chiama lordo Stato e lordo dipendente. E poi ovviamente l'interessato riceve al netto la sua quota. Ecco, questi 5.000 euro dovete calcolarli in maniera lordo Stato. Significa che, in poche parole, questo docente sarà impegnato, ovviamente questa figura è indirizzata solo verso il secondo grado, per 300-400 euro al massimo al netto di tutte le ritenute. Ma non è solo questa
La difficoltà è che voi pensate che quando uno entra all'interno della scuola, difatti la WIL, la Federazione WIL Scuola, su queste le idee chiare, che è quello che ha sempre dettato: il docente deve fare il docente, deve occuparsi di didattica. Nell'organizzazione possiamo creare un altro tipo di struttura, perché il dirigente deve fare il dirigente, il DSGA anche, e queste figure, chiamiamole così, di sistema inventate, che se mi metto adesso a citarle arrivo forse a una ventina, perché abbiamo l'esperto del cyberbullismo, l'esperto del bullismo, l'esperto del PNRL, l'esperto del porno, l'esperto di tutte queste voci acronimo, che alla fine non so fino a che punto possono essere, come dire, possono avere dei risultati fattivi. Oltretutto, di figure, perdonatemi, lasciatemelo passare, che già sussistono nella professionalità docente, che già facciamo ampiamente, che abbiamo sempre fatto nel migliore dei modi, e abbiamo dimostrato sul campo, visto e considerato che abbiamo, come dire, creato l'intelligenza italiana, l'intelligenza calabrese negli ultimi tempi fino ad oggi. C'è un discorso molto complesso da fare. Quindi io dico che questi slogan 5.000 euro sono del tutti falsi, vanno visti con attenzione. Poi, per quanto riguarda l'altra richiesta, edilizia scolastica, PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c'è da fare un approfondimento, assolutamente, in particolar modo sull'edilizia. Il 92%, e mi tengo basso, il 92% delle scuole calabresi non sono a norma edilizia. Lo potete vedere, qualcuno non ha nemmeno il certificato di agibilità. Sapete benissimo che è un problema atavico, che la proprietà della scuola è del comune, per quanto riguarda gli istituti comprensivi, è della provincia, della città metropolitana, per quanto riguarda il secondo grado. Quindi ci sono delle difficoltà oggettive che vanno viste caso per caso, ma vi posso garantire che in questo il dirigente scolastico, ma con tutta l'equipe, quindi con l'RLS all'interno, l'RSP, hanno delle grosse difficoltà a cercare in quel documento di valutazione dei rischi di sistemare le cose nel migliore dei modi, anche cercando di dialogare con enti locali e quant'altro. Ovviamente con questo non voglio dire che nulla funziona nella scuola, anzi la scuola, complimenti a tutta la comunità scolastica, perché va avanti veramente con tutte queste difficoltà, nonostante non ci sia davvero il supporto e la decisione di investire definitivamente e con maniera proprio massiccia sulla scuola. Quindi l'edilizia scolastica è quella che è, ma aggiungerei una parentesi sul personale ATA, perché il nostro slogan iniziale è scuola prima campanella avvelenata. Esistono scuole nella città metropolitana di Reggio Calabria dove il bidello, il collaboratore scolastico, si deve mettere in un angolino e osservare le due scale dei corridoi e anche stare attento ai ragazzi, perché non c'è personale. C'è una carenza paurosa di collaboratori scolastici e non ne vogliamo prendere atto. Il PNRR anche lì è una difficoltà atavica, e si sapeva già dall'inizio che era una gestione complessa, che ha bisogno di, sì, la scuola sicuramente è una stazione appaltante, ne ha tutte le qualità, ma il personale è troppo occupato, troppo impegnato, e le modalità di sviluppo del PNRR sono estremamente complesse. Tutta una, come dire, è un impegno da parte dell'amministrazione, in particolar modo, quindi da parte dell'organizzazione, ma è veramente, come dire, in maniera pesante. E io non entro nel dettaglio perché sarebbe, come dire, anche in questo, come dire, dimostrativo di quella che è la gravità. Però il PNRR è un'altra delle scelte europee governative su cui non entro nel merito, ma che, voglio dire, vanno attuate, perché, voglio dire, no, poi alla fine le scuole si adeguano, sono istituzioni pubbliche che danno il loro meglio per la comunità sempre. Ma aggiungo anche in questo che nella Calabria, nelle città calabresi, voi potete prendere ad esempio, mi viene in mente la città di Torino, per tornare al discorso di prima e fare capire anche la mole di difficoltà, l'offerta formativa è solo statale. Mi rivolgo per esempio a quella dell'infanzia. Nella città di Torino, se non c'è la scuola statale, ci sono le scuole comunali, le scuole paritarie, le scuole, ma come diceva benissimo prima Lucio, le famiglie possono affrontare determinate spese e quindi possono fare una scelta diversa, anche se la Costituzione parla di scuola pubblica, non solo statale.
Quindi sulla scuola, come dire, privata in maniera generale dovremmo fare un discorso in Italia attento e guardarci bene in faccia e decidere su quello che vogliamo. Per questo la federazione, però, Will Scuola Rui, mantiene sempre la colonna vertebrale, i diritti e ricorda quelli che sono i nostri dettami costituzionali. Quindi voglio dire, spero di essere stato in maniera generale esaustivo sulla questione del tutor, sui 5.000 euro lordo Stato. E sulla questione dell'edilizia e voglio dire di quelle che sono le difficoltà e relazionarsi anche tra il comune e la città metropolitana e i dirigenti scolastici e tutta la comunità scolastica che poi di conseguenza ne assume, ne ha come dire, il peso. Professore Ficara, come diceva il professor Scrivano, ecco, è una barzelletta 5.000 euro al mese. I dirigenti scolastici non leggono neanche il portfolio delle competenze di ogni docente, figuriamoci, questa figura. Oggi purtroppo nelle scuole, la mancanza è che, il curriculum del docente non viene, ecco, valutato, non viene letto per quanto, merita, il, docente. E poi l'edilizia scolastica, il PNRR, la luce non si sta vedendo, siamo quasi alla fine del 2023, entro il 2026 bisogna, ecco, che queste opere vengano, ecco, terminate oppure quantomeno portate almeno a uno stato avanzato. Come diceva il professor Scrivano, le edilizie addirittura ci sono alcuni edifici, parecchi edifici, che non hanno neanche l'agibilità, non hanno neanche, non hanno nulla, per quanto riguarda le barriere architettoniche. Non dimentichiamoci, alcune scuole sono anche nei edifici pubblici, e non quelli privati che sono adeguati, a scuole. Ecco, su questi due punti, ecco, il professor Ficara, vorrei una sua analisi, per fare un punto della situazione, perché tanti, docenti, si aspetteranno una risposta adeguata, che in questo momento mi stanno mandando tanti messaggi, su WhatsApp, per chiedere a lei, al professor Scrivano, questi due punti, fondamentali. Come diceva anche il professor Scrivano, c'è la figura del scolastico del PNRR, poi la figura di quello, la figura di quell'altro, però poi di concreto, vediamo pochissime, cose realizzate. Anche i fatti che sono successi in queste ultime, settimane, dei ragazzi, tutti i giornali stanno parlando, i fatti di Palermo, i fatti di Caivano, della provincia di Napoli e così via. A lei la parola, professor Ficara. E allora sul PNRR intanto sono fondi europei che hanno appunto una scadenza e sono una tantum, non sono fondi strutturali che rimarranno per sempre dentro le scuole. Diciamo, è un'opportunità che per adesso, è stata così foraggiata per pagare in più come un compenso accessorio, ma solo il 20% dei docenti titolari o comunque che fanno parte dell'organico di una scuola. Dunque, questi soldi che non sono assolutamente 5.000 euro al mese, semmai sono una contribuzione annuale. Faccio conto che c'è un decreto ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito di aprile in cui c'è un allegato A in cui vengono snocciolate le cifre già disponibili per le scuole. Faccio un esempio per la mia scuola di titolarità, il Liceo Scientifico Da Vinci di Reggio Calabria, ci sono lo Stato italiano attraverso il fondo PNRR da poco più che 100.000 euro. Questi 100.000 euro sono lordo dipendente Stato, dunque non lordo dipendente, ma si deve fare almeno il 50% in meno di diciamo, contributi poi fiscali che devono essere restituiti. Dunque, di fatto, ho fatto un calcolo da buon matematico, sì e no.
al mese un docente andrà sulle 200-300 euro mensili nette in più per un contributo orario che dovrà, diciamo, garantire ben oltre le ore di servizio, per cui c'è, e soprattutto sull'orientamento dei ragazzi. Però attenzione, che questo finanziamento non è un pozzo di San Patrizio che non affondo. Quando finiscono, dunque nel 2026 non ci sarà più questa risorsa finanziaria, e dubito che con la situazione economica del paese possa essere rimpiazzata strutturalmente da leggi di bilancio, quando non si riescono nemmeno a trovare i fondi per la parte economica del contratto di lavoro 2022-2024, perché diciamo siamo, diciamo, almeno 2 o 3 anni indietro rispetto ai contratti collettivi nazionali. Cioè lo Stato avrebbe già dovuto contrattare il triennio 2022-2024 e nemmeno si sono, diciamo, aperte le operazioni di contrattazione. Dunque, questa è una questione. Per quello che riguarda la questione edilizia, c'è anche un problema di tempi, ma soprattutto di burocrazia. Cioè, gli enti locali dovrebbero agire in tempi molto, forse anche ben troppo brevi, per poter garantire l'utilizzo di tutte queste risorse, laddove giustamente si dovrebbe intervenire con, in primis, costruzioni nuove che siano ecosostenibili, e poi intervenire su una, diciamo, situazione edilizia generale in Italia, ma soprattutto in Calabria, molto complicate e molto complesse. Per cui dubito che alla fine dei conti ci possa essere un successo di questo PNRR, che tra l'altro sta creando molti disagi all'interno delle scuole per progettazioni, diciamo, sentiti molti dirigenti scolastici. Sono, come dire, si sentono molestati dallo Stato perché devono fare una corsa a presentare tutto l'aspetto progettuale con tutte le responsabilità che questo comporta. Dunque, in una situazione che diceva benissimo Luca Scrivano, di sottodimensionamento di organico, perché gli organici, fatta eccezione forse per i docenti, che ancora stiamo in una situazione accettabile, ma per quello che riguarda tutto il personale ATA, gli amministrativi e soprattutto i collaboratori scolastici, non sono in numero totalmente inferiore alle esigenze reali. Voglio chiudere questo mio intervento perché si è toccato un tema molto importante, che è quello dello stupro di Palermo, degli stupri delle ragazzine di Caviano. E queste sono situazioni veramente allarmanti, e vorrei dire che non condivido l'intervento del ministro Valditara, che parla di peer-to-peer per risolvere il problema. Qua il problema è molto più grave. C'è una povertà educativa che colpisce delle zone del paese che andrebbe presa sul serio, e andrebbero fatti investimenti mirati contro la dispersione scolastica in quartieri di grandi città, penso lo Zen di Palermo, penso Scampia a Napoli, ma penso anche alle periferie più tranquille di città metropolitane come Reggio Calabria, che veramente sembrano paesi di serie B. Allora, secondo me, ritornando al discorso di un sistema nazionale, solo un sistema nazionale può, diciamo, concentrare le risorse in precisi territori laddove ci sono i problemi. Certamente problemi così gravi
di veramente situazione di emergenza educativa non si risolvono col peer-to-peer. Il peer-to-peer può funzionare tra ragazzi di eccellenza, fra ragazzi di eccellenza, ma non può funzionare laddove c'è una carenza educativa molto chiara ed evidente. Là ci vogliono psicologi, ci vogliono professionisti, diciamo, che intervengano, ci vuole un organico potenziato veramente, sia per la docenza, ci vuole il tempo pieno, cioè ci vorrebbe un investimento molto forte rispetto per evitare questo degrado sociale. La scuola può fare qualcosa nel momento in cui è messa nelle condizioni di poter fare. Ad oggi non mi sembra che la scuola italiana stia canalizzando i fondi che tra l'altro mette a disposizione per risolvere emergenze di questo tipo. Per risolvere emergenze di questo tipo, professore Scribano, ecco, una sua opinione su questi episodi, su come la scuola bisogna strutturarla, non con le chiacchiere ma con i fatti, perché in questo periodo si parla di questi fatti, poi passando la tempesta uno si aspetta il sole. Allora bisogna fare quando c'è la tempesta, non quando c'è il sole. Quando c'è il sole non si fa mai nulla, anzi uno si rilassa. Oggi vanno in televisione a parlare di queste vicende, personalità, per mettersi solo in evidenza, però poi di concreto, come diceva il professore Ficara, non ci sta nulla di fatto. Allora bisogna che si faccia veramente qualcosa di concreto, che si intervenga prima che i fatti succedano, non dopo che succedono i fatti. Dopo che succedono i fatti siamo tutti bravi a parlare, a andare in televisione, a mettersi in evidenza. Ci sono alcune autorità anche religiose, civile, militare, che quando succedono i fatti vanno a parlare, a mettersi... No, bisogna adesso intervenire. Prego, professor Scribano. Grazie, difatti io credo molto anche nella comunicazione televisiva in merito, perché fa riflettere e quindi poi l'opinione pubblica si rende conto di quelli che sono i fenomeni. Ora, dal punto di vista sindacale, che si occupa del diritto del lavoro, è un po' complesso, però dirò la mia in merito alla questione degli stupri che sono successi e quindi dell'emergenza educativa, della povertà educativa che esiste. Ed è un fatto allarmante che non è... che voglio dire, se ne parla ormai da tanti anni, atti di bullismo nei confronti dei docenti, nei confronti degli stessi alunni, e le cose vanno affrontate concretamente. La concretezza, bisogna vederla dal punto di vista della responsabilità. Ora, la responsabilità, io ho letto qualche giornale, Corriere della Sera, anche importanti, in merito a questi atti, si dà alla scuola, secondo me. C'è un nucleo principale che bisogna, salvaguardare, che è quello della famiglia. Certi atti, quindi l'educazione, parte innanzitutto dalla famiglia, quindi bisogna intervenire a livello di famiglia. La scuola è laica, però è chiaro che ha bisogno di tutte le istituzioni per poter aiutare i giovani. E secondo me minorenni che fanno determinate azioni così esageratamente devianti sono un allarme importante che bisogna prendere in maniera seria. È in concreto dover dire qualcosa. Allora il ministro Valditara, io non voglio puntare il dito su un ministro o sull'altro, quindi la politica risponde sempre con una soluzione immediata, non di sistema. Allora si è parlato sempre della figura dello psicologo a scuola, ma non bastano quei pochi soldi che finanziano. La figura a scuola per ogni scuola, uno psicologo diventa importante, perché il docente che ha la funzione di istruire, di formare, sì, anche di educare, non ha il tempo di capire determinate dinamiche per poter intervenire in maniera massiccia sul ragazzo. Quando ci sono determinate azioni riguardanti specialmente un tipo di età e anche un tipo di ragazzi che sono comunemente chiamati digitali, quindi nell'era digitale, non si può intervenire nella vecchia maniera.
Bisogna avere, come si è detto bene, dei professionisti, bisogna quindi sedersi su un tavolo e discutere con le parti sociali, con le parti anche sindacali, perché no, e decidere finalmente un intervento di sistema che dia l'opportunità a questi ragazzi di poter essere educati e di poter capire quella che è l'importanza e la gravità di certe azioni. Ovviamente, voglio aggiungere, è facile insegnare in scuole, diciamo, privilegiati. Questi argomenti bisogna farli nelle scuole di periferia, nelle scuole dove ci sono le difficoltà, dove ci sono ragazzi che non c'è la famiglia e che quindi i docenti non possono affrontarla, come dire, in maniera efficace perché non ne hanno gli strumenti. Diamogli gli strumenti, diamogli i professionisti che si occupano di seriamente di queste questioni e quindi possiamo intervenire e cercare di educare diversamente questi tipi di azioni. Però attenzione, che io non voglio dare responsabilità, come dire, assolute a nessuno, ma la scuola è relativa. La responsabilità principale, a mio avviso, è la famiglia dove il ragazzo nasce e ha determinate visioni. Dopodiché c'è il ruolo anche non formale e informale, quindi delle associazioni, delle istituzioni anche, perché no, religiose, e di tutte quelle che possono contribuire all'educazione del ragazzo. Però ecco, lo si deve fare in maniera seria, formando una legge e non una semplice circolare che dà un consiglio, e la legge deve essere costruita intervenendo sul tavolo con le parti sociali. Il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ringrazio il professor Luca Scrivano, segretario provinciale della GUIL Scuola Città Metropolitana di Reggio e Provincia. Ringrazio il professor Lucio Ficara, professore di matematica del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria e anche esperto in tecnica della scuola, dove è corrispondente di tecnica della scuola. Io ringrazio a voi telespettatori per averci ascoltato di un argomento così delicato, scuola, prima campanella avvelenata in Calabria. Ringrazio gli illustri ospiti, rimanete sul canale 76 per proseguire i programmi di Telemia, seguiteci anche sulle nostre app, sui nostri social, sia su Facebook e sia Instagram e anche in differita su YouTube. Grazie, il 60 News, il programma 60 News ritorna domani sempre alla stessa ora alle ore 19. Grazie, grazie professore Scrivano, grazie professor Lucio Ficara. Questo programma è presentato da...